Amici di Rossini TV, questa sera siamo a Montelabate e precisamente fuori dall'abbazia di San Tommaso, un luogo molto ricco di storia antica, di arte, cultura. E siamo qui però per le buone notti. Sono quattro venerdì in cui si alterneranno dei racconti del territorio, della sua arte, della sua storia, ma anche musica. Quattro concerti diversi in luoghi diversi e l'enogastronomia, perché ovviamente la pesca di Montelabate è una delle protagoniste delle bontà e delle eccellenze. Piccoli notturni estivi nel paese delle pesche. Questo è un sottotitolo molto accattivante che vi aspetta qui a Montelabate. E siamo qui con il sindaco di Montelabate, Cinzia Ferri. Sindaco, siamo giunti alla settima edizione di questa importante e bella iniziativa che richiama le buone notti, richiama la bontà e la bellezza del territorio. Quali sono, diciamo, le caratteristiche di questa rassegna? Dunque, questa rassegna è nata dall'idea di valorizzare la nostra pesca di Montelabate, che è il nostro prodotto di qualità. E che è stato anche certificato con il marchio Qualità Marche, con il marchio QM, per cui abbiamo deciso di dare lustro a questa cosa. Insieme a Roberto, a Roberto Rossi, che è appassionato della storia del nostro paese, una sera così parlando ci è venuta in mente questa cosa, di creare questi piccoli incontri notturni alternato tra storie oppure musica e degustazione della nostra pesca. All'epoca c'era un altro assessore che si era messo subito in moto per cercare di creare questo evento, però da soli era impossibile, quindi abbiamo coinvolto sia le associazioni del nostro territorio, l'associazione di volontariato, sia i pescicoltori, che erano proprio quelli che poi alla fine dovevano fornire la materia prima. E da qui è nata questa rassegna, che ogni anno aumenta sempre di più, anzi abbiamo avuto anche delle ottime recensioni, per cui sono molto contenta. Il nostro territorio è un territorio che è poco conosciuto a livello turistico, perché tutti lo conoscono soprattutto per la zona industriale, però in realtà anche noi abbiamo tanto da offrire. Anzi, diciamo che la parte industriale si integra perfettamente alla parte storico-culturale. Qui tra l'altro siamo fuori dall'abbazia di San Tommaso, che ha tantissima storia da raccontare, perché sono avvenuti tanti fatti importanti anche di millennio fa, possiamo dire, e la pesca di Montelabate quindi si inserisce perfettamente. Avete altre iniziative in campo per valorizzare ancora di più questa unione? Sì, allora le buone notti vengono fatte i venerdì di luglio, proprio perché all'ultimo weekend di luglio viene fatta la Sagra delle Pesche, che è ormai da 70 e passa anni che viene svolta, a parte il periodo Covid purtroppo che abbiamo dovuto sospenderlo, dove anche lì c'è, addirittura una volta c'era l'asta della pesca più bella, e quest'anno abbiamo la dimostrazione delle pesche delle varie aziende agricole che la producono e che hanno il bollino delle pesche di Montelabate. Poi abbiamo un ristorante che farà un menù apposito per la Sagra delle Pesche utilizzando la pesca di Montelabate, e poi ci saranno gli intrattenimenti sia musicali che anche per i bambini ludici. Benissimo, quindi diciamo che questo è un prodotto che va ancora di più valorizzato, anzi invitiamo a tutti i telespettatori di cercare nei mercati rionali e anche nei supermercati il prodotto, che ricordiamo ha un bollino di certificazione. Esatto, sì, è un bollino depositato dal Comune di Montelabate ormai da tanti anni, iniziato dalla vecchia amministrazione, portato avanti anche da noi e spero anche in futuro, perché comunque è un riconoscimento per il lavoro che fanno i nostri pescicoltori. È un lavoro molto difficile, ultimamente con il cambio climatico e anche il non utilizzo dei pesticidi, perché loro non usano i pesticidi per coltivare le nostre pesche, ma usano tutti i prodotti naturali proprio per averne, esaltare il sapore, e sono stati eseguiti anche degli studi dall'Università di Ancona per determinare le prelibatezze della nostra pesca, per cui è importante acquistare la pesca dove c'è il bollino di Montelabate. Oltre a questo poi si possono trovare addirittura marmellate derivanti dalla pesca o anche la birra che è aromatizzata con la pesca di Montelabate.
Beh, diciamo che allora a questo punto possiamo veramente sbizzarrirci. Sappiamo che la pesca è deliziosa da sola, è versatile, mille ricette, non solo dolci e anche salate. Beh, che dire, sindaco, allora veramente una buona notte. Eccoci qui con Roberto Rossi, presidente di questa associazione Mons Abbatis, cioè l'antico nome di Monte l'Abate. Di che cosa si occupa la vostra associazione? Ma la nostra associazione ha una ventina d'anni ormai e si occupa di tutto quel poco e quel molto, insomma quel tanto che serve in un piccolo paese per la promozione culturale. Ecco, quindi ci siamo occupati di restauri d'arte inizialmente, di presentazioni di libri, di eventi culturali, letterari, artistici. Abbiamo dato vita anche a un piccolo laboratorio di calcografia e di stampe d'arte. E insomma, di tutto quello che c'è bisogno appunto in un piccolo paese per muovere un po' l'ambiente. Sì, perché un piccolo paese è vero, però in realtà ha anche una storia molto lunga, a cominciare da tutta la storia dell'abbazia di San Tommaso, ma anche proprio del borgo, del paese, e anche di tutte quelle che sono i collegamenti culturali con le famiglie, le dinastie che vivevano qui, e non ultimo anche la pesca di Monte l'Abate, che l'abbiamo già conosciuta e sappiamo che può prestarsi, diciamo, a questi collegamenti tra arte, cultura e cibo. Sì, abbiamo infatti lavorato anche in questo senso per valorizzare questo prodotto della pesca di Monte l'Abate. Questa rassegna stessa, insomma, è una rassegna che vuole portare anche a conoscenza, vuol far conoscere questo prodotto di eccellenza appunto del nostro territorio. Siamo arrivati alla 7ª edizione, qual è il tema di quest'anno? L'anno scorso era stato dedicato giustamente ai 700 anni dalla morte di Dante e quest'anno? Sì, l'anno scorso un'edizione monografica appunto dedicata a Dante per il suo centenario, per il 7° centenario della sua morte. Quest'anno le buone notti tornano alla forma consueta, e cioè un mix di cose, insomma, diverse tematiche, diverse espressioni artistiche, diverse materie che si fondono e si amalgamano insieme per dare appunto questa piccola rassegna che sono le buone notti, quindi arte, cinema, letteratura, poesia, storia e tante altre cose, insomma, ecco, le pesche, che quindi sono prodotti del territorio, quindi anche la gastronomia ha la sua parte. Benissimo, avete già un'idea per il prossimo anno? Ma gli stimoli vengono così, di volta in volta durante l'anno, ecco. Adesso ci stiamo concentrando per portare a termine questa rassegna, la rassegna di quest'anno. Già ci sono, emerge qualche stimolo dal territorio, qualche cosa, insomma, su cui focalizzarsi, però insomma, ecco, siamo concentrati su questa edizione. Benissimo, anche perché voi come associazione vi occupate comunque non soltanto delle buone notti, ma anche di tutto l'anno, di organizzare altri eventi, altre associazioni di categoria, per cui unire un po' tutti quelli che sono gli eventi culturali di Monte l'Abate. Sì, durante l'anno abbiamo diverse iniziative, diverse piccole e grandi iniziative culturali, e questa ovviamente è quella più impegnativa dell'anno, però ce ne sono anche altre molto, molto importanti. Veniamo da 2 anni difficili che ci hanno messi un po' alla prova, però l'entusiasmo non è venuto meno e sento anche che nei ragazzi che partecipano all'associazione, insomma, c'è entusiasmo e c'è voglia di continuare. Benissimo, e direi che la platea ha risposto con grande piacere a queste buone notti, perché stanno arrivando tantissime persone, quindi direi che la serata può cominciare. E siamo qui con Riccardo Rossi, l'illustratore, fumettista, soprattutto il creatore di Nettarina, il personaggio che è alle nostre spalle e che dà vita ed è il simbolo di tutto quello che è il logo creato apposta per le notti di Monte l'Abate. Buongiorno Riccardo, allora chi è la Nettarina?
Allora, la Nettarina è il personaggio che dà il volto alle buone notti di Montalabate, dell'associazione Monsabatis e di tutte le associazioni che partecipano nel territorio di Montalabate a queste serate. E ovviamente prende il nome da una pesca proprio perché il simbolo, diciamo, il personaggio principale di queste serate voleva essere prima di tutto la pesca di Montalabate, quindi il frutto. E lei prende il nome da uno dei frutti che caratterizza il nostro territorio nella produzione e nasce per essere non solo di nome ma anche d'estetica un personaggio che richiama il frutto, quindi l'abbondanza di questo personaggio e la sua, insomma, allegria. Ma per caso, per prendere queste fattezze, ci siamo ispirati a qualche personaggio vero del fumetto, dei film? Ricorda un po' quasi un personaggio felliniano. Esatto, effettivamente la Nettarina nasce in un caldo pomeriggio di più di 8 anni fa. Eravamo reduci dalla visione di Amarcord di Fellini, infatti, e lei è un po' la summa di due personaggi del film che rappresentano un po' le donne della Romagna di una volta e un po' anche del nostro territorio, che sono la Gradisca e la Tabacchera. Infatti sia nell'abbigliamento che un po' nei lineamenti richiama questi personaggi felliniani, come dici tu. In più poi gli ho voluto dare il mio tocco, rendendola più infantile, più gioiosa, un pochino più divertente, ecco. Bene, e per caso c'è in mente qualche personaggio da affiancare alla Nettarina? Allora, al momento avevamo inizialmente pensato di realizzare un secondo, una spalla, anche un uomo, comunque un altro personaggio, un altro protagonista che andasse ad accompagnarla, però poi era così predominante il personaggio, era così iconico che è diventata la regina della nostra terra di Montalabate. Benissimo amici, allora continuate a seguire la Nettarina, che vediamo anche a seconda dei vari Deplian cambia posizione, cambia fattezze, a volte legge un libro, a volte sta di spalle, a volte raccoglie una pesca direttamente dall'albero, perché è il simbolo di Montalabate, è il simbolo della pesca, e quindi seguite la Nettarina. Complimenti allora e a presto. Era ignoto agli abitanti dei contorni dell'abbazia di San Tommaso che avesse in quella finiti i suoi giorni un papa. Lo raccontavano e lo raccontano tuttora per una antica tradizione tra loro conservatasi. Siamo con Cristina Flenghi, direttore musicale di questa rassegna Le Buone Notti, perché in queste 4 serate c'è anche la musica e c'è qualcuno che si occupa di scegliere la musica migliore. Cristina, grazie per aver accettato il nostro invito a curiosare un po' com'è fare la direttrice musicale di un festival così. È una cosa molto interessante, è una bella esperienza, perché uniamo queste storie del nostro paesaggio con la musica più adatta. E ho il compito di scegliere gli artisti che partecipano a questa rassegna. E le serate sono tre. In realtà la prima serata è stata fatta con un film, la visione di un film, quindi lì non c'era musica dal vivo, ma le altre serate sono appunto con gruppi di musica dal vivo. Cristina, vogliamo dire quali sono gli artisti che accompagneranno queste 4 serate delle Buone Notti? Perfetto, allora il gruppo Scaramuzzino, che è presente appunto questa sera, è una famiglia. Sono papà e 2 figli, tutti i 2 figli cresciuti nella musica. Faranno un repertorio medievale molto antico, dal 1100 fino al 1500, proprio idoneo per la serata che si svolge appunto all'abbadia di San Tommaso. E poi il prossimo venerdì, il 15 luglio, ci sarà un trio formato da me stessa, quindi flautista, violino e pianoforte, tastiera. Faremo delle musiche che ricalcano un po' la serata, che appunto si svolgerà con Paolo Guccioni, il quale sarà una conversazione proprio sul suo libro che è incentrato sulla banda Grossi, cioè sulle bande che esistevano in questo territorio. E noi faremo un brano proprio dell'Ottocento, tutto su brani dell'epoca. Ci saranno anche gli inni nazionali, quindi il nostro inno che è stato composto nel 1850. E per l'ultimo venerdì? L'ultimo venerdì ci sarà un ospite d'eccezione, che è Mario Mariani,
pianista eccezionale, ma eccezionale in tutti i sensi, nel senso che è poliedrico, eclettico, e quindi ci farà anche divertire e anche farà anche degli sketch, diciamo, con il nostro pubblico. Li farà partecipare. Benissimo, beh, quindi abbiamo la storia, l'enogastronomia, la cultura e la musica, davvero delle buone notti, direi, da non perdere. Quindi appuntamento a questi quattro venerdì, uno in fila all'altro, tutti i venerdì di luglio del 2022. Amici di Rossini TV, questa è una delle quattro buone notti di Monte l'Abate, dedicate all'arte, alla cultura, alla musica e soprattutto alla pesca, quindi all'eccellenza del territorio. Un modo per ritornare a rivivere la comunità, per ritornare a rivivere i luoghi di arte, di cultura e, perché no, per stare anche un po' insieme e passare quattro buone notti all'aria aperta. Sussurri, delizie, tutto quello che riguarda, diciamo, il piacere di passare delle serate estive insieme. Continuate a seguire i programmi di Rossini TV sul canale 80, perché siamo sempre qui a cercare di darvi tutte le notizie più aggiornate di Pesaro e della provincia. A presto! Perché non pensare che questo pellegrinaggio possa essere stato legato alla figura, alla memoria, perché no, al culto di Papa Clemente? Questo credo che sia ancora uno dei tanti aspetti enigmatici, misteriosi, interessanti di questo luogo, che attendono ancora di essere studiati, di essere indagati.